Radio Cinciorra, scusa, continuo a dire Cinciorra, ma perché mi piace proprio il nome di Cinciorra, Cinciorra, Cinciorra. Non dimenticarti questo consiglio. Segui la felice ancora sana. Pasquale! Pasquale! Svegliati Pasquale, che oggi c'è un puntatone. Ci sono, buongiorno. Scusa, ma hai smesso di sognare favole, fiabe? Ti senti Pasquale? Ti sento Mattia. Vuol dire un sacco di cose sono successe. Mi piace maggiormente quando sognavi fiabe, guarda. No, ma oggi, allora, prendi una matita perché ci sono un sacco di cose da segnare. Allora, oggi sono 25, salutiamo i nostri ascoltatori, buon 25 di marzo, mancano 9 mesi a Natale. Inizia la gravidanza, si dice la gravidanza di Maria, 9 mesi prima, 25. E chissà se per Natale siamo liberi, eh? Già Pasquetta via Skype l'abbiamo fatta. Chissà questa gravidanza di Maria, se la passerà tra la quarantena, se potrà andare in ospedale, se Giuseppe potrà accompagnarla a fare l'ecografia, se faranno accedere solo la mamma. Insomma, questa è un'annunciazione strana, stranissima, anche perché dobbiamo annunciare che oggi, pensa un po', il compleanno di Mina, 80 anni di Mina, ragazzi, 1920, una roba pazzesca. Abbiamo festeggiato Tognazzi, adesso Mina, che cosa possiamo dire, la tigre di Cremona. Siamo qui a Cremona a parlare di Mina, ti rendi conto? Hai sentito la sigla? Cioè, tu quante canzoni conosci di Mina? Tantissime. Beh, un casino. Cose diverse. Ah, ma veramente. Facciamo una gara, dai, facciamo una gara. Prendi la matita. Facciamo la gara a chi rimane per prima senza canzone. Pronti? 3, 2, 1. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Cambio! Questione di feeling. Cambio! Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei, ma io cambio! Acqua e sale, mi fai bere. Cambio! Aspetta. Non mi ricordo, cos'era? C'era quella... Com'era? Allora, La tigre di Cremona, io sono di Cremona, tu sei il terroncello da sbeffeggiare. Bravo, bravo, bravo! Terroncello cremonese, attenzione. Ah, su Mina mi ha battuto, 80 anni. Comunque Mina aveva capito tutto, eh. Ha iniziato a fare delle canzoni, poi si è messa in quarantena da sola 50 anni fa e lavora da casa, hai capito? Ha imparato a fare da cantante smart working, da subito. Bella vita, lo ribadisco, bella vita. Una bella vita, sì. Ma dobbiamo ricordare che oggi è anche il compleanno, 72 anni, pensa te, di Elton John. Icona pop, icona gay, icona musicale, baronetto. Che cosa possiamo dire di Elton John? Io, veramente, a me piace molto lui, a me piace molto. Soprattutto mi dà un senso di romanticismo. Infatti, cioè, avremmo potuto mettere 1000 canzoni oggi, Nina, Elton John. Qual è la canzone che ti piace di più, diciamo, di una canzone d'amore di Elton John? Your song. Allora, cioè, ma tu sai il significato delle parole di Your Song? È pazzesco, eh? È bellissimo. Bellissimo. Adesso la facciamo sentire ai nostri ascoltatori e ve la traduciamo. Così a colazione potete ballare un lento. It's a little bit funny. È piuttosto bizzarra questa sensazione. This feeling inside. Che ho dentro. I'm not one of those. Non sono uno di quelli che riescono facilmente a nasconderla. Non ho molti money, ma ragazzo, se li avessi, comprerei una grande casa dove entrambi potremmo vivere. Se fossi uno scultore, ma anche in quel caso tu potresti saperlo. O un uomo che prepara pozioni in uno spettacolo di viaggi. So che non è molto, ma è il meglio che riesco a fare. Il mio regalo
è la mia canzone e questa è per te. E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone. Può darsi che sia piuttosto banale, ma ormai è fatta. Io spero che non ti dispiaccia. Spero che non ti dispiaccia che abbia messo per iscritto com'è meravigliosa la vita ora che ci sei tu nel mio mondo. Mamma mia, oh, mi viene da piangere veramente. Già vedo le coppie in cucina che stanno ballando un lento a colazione con la tazza di tè. Pasquale, 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 cosa stai facendo, Pasquale? Non ti vedo. Oh, Mattia, anch'io in quarantena mi sono emozionato, pelle d'oca, brividi, stavo limonando con un limone. sei veramente un pirla, guarda che questo è un servizio pubblico, è una radio, dobbiamo dire qualcosa di colto anche oggi comunque, dopo aver fatto gli auguri a Elton John. No. Mattia, se mi permetti, hai citato un passaggio bellissimo, come un uomo che produce pozioni in uno show di viaggio. Ecco, a me ricorda una persona che produceva pozioni comiche in uno show itinerante, che è Remigio. Salutiamo Remigio. Ciao Remigio, forza. Dai Remigio, muoviti a uscire da lì, che abbiamo un sacco di cose da fare, veramente. Non ci fa stare in pensiero che sta cosa sta diventando lunga, eh. Vedi di muoverti, porca miseria. Ecco, non mi ci fate pensare. Però, che cos'altro possiamo dire? Ecco, non mi ci fate pensare. A proposito di pensiero, potremmo lanciare la canzone di oggi, perché oggi, ragazzi, voi non ci credete. Sembra fatto apposta, però questo 25... Vediamo se indovina. Abbiamo parlato di Elton John. Non lo dire. Vediamo se indovinano. Lanciamo la canzone. Vai. Facciamoli pensare.
Aretha Franklin! Aretha Franklin! Il compleanno di Aretha, porca miseria! Che ha messo questa canzone nella musical The Blues Brothers, che è il mio musical preferito, veramente, bellissimo. Tu lo sai, Mattia, noi non ci conoscevamo ancora. Mattia, noi non ci conoscevamo ancora, ma no. Quando io ho preso la patente, i miei genitori mi hanno regalato la prima auto, il primo CD è stato un greatest di Aretha Franklin, guarda, tutto. Veramente? No, sì, ma sì. Veramente, un timbro vocale pazzesco, le permette qualsiasi estensione, cioè una cosa... Tra l'altro l'hanno chiamata Lady Soul, e senti questo ritmo un po' jazz, che c'è un po' blues, che ci siamo messi sotto questa mattina, abbiamo cambiato anche il sottofondino, Ma quanta energia, ma quanta energia qui a Radio Cinciorra Daily oggi 25 di marzo, veramente, sono già sudato, sono le 6:30 del mattino. Però adesso ci calmiamo perché è il momento di chi? È il momento di Giorgia. No! No, non dovevi dire il suo nome, pensiero cinico, vai! Del vostro pane fatto in casa, non frega niente a nessuno. E nemmeno della vostra pizza, né delle vostre lasagne, né delle vostre torte. Non ci voleva il coronavirus per farvi cucinare. E anche oggi c'ha ragione, è veramente la bocca della verità. Quando uno dice la verità viene odiato, ma grazie al nostro pensiero cinico, davvero, continuate a cucinare. Fate torte, fate lasagne, fate pizze, ingrassate. Vedremo poi se, quando finirà la quarantena, saremo tutti in grado di uscire dalla porta di casa. Veramente, una giornata esplosiva, speriamo che sia... una giornata carica e piena di energia anche per voi amici di Radio Cinciorra Daily. Noi siamo già stanchi, quindi torniamo a letto perché abbiamo dato tutte le nostre energie in questo Dormaletto. Questa è Radio Cinciorra Daily. Buongiorno Pasquale. Buongiorno Mattia. Musica di nicchia per gente di nicchia. Ciao. Le cinciorra cinciorra paramo a danno una medaglia bien fría pa bajar la sequía, un poco de bombali y uno trago de sangría. Pa' que te suelte, ponga poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Dai, fatta! Siamo stati 5 minuti. Ashabadabadu, ashabadabadu. 9 minuti e 57, tutta, eh? Pazzeschi, oh, pazzeschi.